prima di Thank you.
la discesa all'infermiere del Signore. Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è un grande silenzio, grande silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il Re dorme, non scende a visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra della morte. Dio e il Figlio suo Re, a te comandano, svegliati tu che dormi, infatti non ti ho creato perché rimanessi tra i morti. Per te che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre, sono stato tradito in un giardino che sono la vita, ti comunico quello che sono. Ho posto dei cherubini che come servi ti...
il pianto della Madonna di Agopone d'Argoso. Si tratta di una lauta drammatica, strutturata secondo le forme della ballata, sacra, composta da quartine diverse e centenarie di immagini. Essendo drammatica, la lauta si presenta sotto forma di un dialogo, quindi ci sono dei personaggi. Nel settembre del 1939 dal compositore Alfredo Casella durante la settimana lunardiana tenutasi a Siena. La semplicità dello stile, la schiettezza dell'espressione e la ricchezza della melodia garantirono l'affermazione perenne dello Stabat Mater del testo di Agopone d'Argoso. Vivaldi mise in musica soltanto la prima metà. Raccomandiamo di non approfondire durante questa esecuzione se non alla fine, cioè tra circa 20 minuti. Il quartetto d'archi di Elisa Civero e lo Stava Mater. Pendet ad vir in vir.
Ooh.